Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi torniamo a parlare del nostro amato mondo dei Souls-like ma in versione ridotta, su telefono. Ed è così che tra atroci difficoltà e dopo molto tempo, poco, torna a farci compagnia con l'F4 GT. Molto tempo, poco, l'avete capita? E perché poco F4 GT è ritornato finalmente nelle nostre mani, ragazzi? Ma perché ovviamente dobbiamo farci un video, dobbiamo fare un video bellissimo sui Souls-like che possiamo giocare direttamente dal nostro smartphone. Perché limitare la nostra sofferenza a quando siamo davanti al computer o davanti alla nostra console? A noi piace soffrire ovunque. Ma prima di incominciare a soffrire come si deve, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È gratis per voi, ma gratificante per noi, perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Oltretutto, qua sotto trovate anche gli abbonamenti, grazie ai quali potrete supportare il canale attivamente e guardare i nostri video prima degli altri. Ci sono dei Souls-like che vale la pena giocare sul nostro smartphone? La risposta è sì, altrimenti perché dovrei farci un video? Primo step, se avete l'Xbox Game Pass, compratevi questo che è l'MGX Pro di Nacon, ragazzi, lo collegate al telefono, ci mettete il telefono in mezzo e giocate a tutti i Souls-like che ci sono all'interno dell'Xbox Game Pass ed è come giocare con la vostra console ma sul telefono. È comodissimo, la batteria dura un casino e soprattutto lo potete fare ovunque, basta avere una connessione internet ovviamente. Tra i giochi che abbiamo provato, ovviamente c'è Wulong, ragazzi. Non è propriamente la piattaforma perfetta per andare ad affrontare un boss, però sicuramente è quella giusta per farmare. Quindi se avete bisogno di fare dell'esperienza, fare dei punti da spendere poi per salire di livello e andare a battere tutti senza difficoltà, questo è un ottimo metodo. Siete in giro, magari sul treno o sull'autobus, vi collegate, giocate la vostra partita di Wulong, farmate e poi quando arrivate a casa decidete dove mettere i punti e andate a farvi i boss. Che oltretutto è il metodo migliore per rompere il gioco, quindi se lo trovate così difficile, ragazzi, mi raccomando, sfruttate questa possibilità. Giocare in cloud gaming è veramente magnifico. Ma iniziamo a parlare del primo titolo effettivamente che nasce, cresce e vive su smartphone. E sto parlando di Ronin, ragazzi. La cosa che si avvicina di più a Sekiro che io abbia visto fino adesso tra i giochi per smartphone. Rientra nei Souls-like e ha comunque una difficoltà molto 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 alta. Il gioco è molto divertente, è dinamico e soprattutto la grafica è veramente molto bella e accattivante. Peccato che la frustrazione giochi un ruolo molto importante. Importante all'interno del titolo e la ripetitività di ogni singola cosa è molto 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 alta. Se quello che stavate cercando era un gioco che vi potesse mettere, che ne so, la bestemmia in bocca, come faceva Sekiro, ragazzi, questo titolo fa per voi. Mi ha riportato alla mente Infinity Blade e di fatto l'ho anche cercato come titolo, ma non ho più trovato niente. Purtroppo ho dovuto ripiegare su Darksteel, un titolo che comunque ci assomiglia, riporta alcune meccaniche, ha delle meccaniche Souls-like, è difficilissimo e vi farà veramente venire matti, perché alcune volte voi schivate, però di fatto il nemico riesce a colpirvi lo stesso. Non me la sono ancora spiegata sta cosa, però pazienza, probabilmente c'ho il pollice opponibile che funziona male. Però rientra comunque in un titolo che vi voglio comunque segnalare perché è divertente. Vi piacerà giocarci e soprattutto dopo ogni vittoria sarete appagati di quello che avete fatto, oltre ad avere cose da comprare, da cambiare, equipaggiamenti da gestire e tutto il resto. È un bel gioco, è ben strutturato e ripeto, mi ha ricordato Infinity Blade. Non è così bello e soprattutto mi chiedo dove sia finito Infinity Blade oggi, però è comunque un titolo da mettere lì, ragazzi, da provare. Come sono da provare tutti i link che trovate nel primo commento pinnato in alto, ragazzi, perché grazie a quei link potrete seguirci su tutti i nostri social, ma cosa più importante, potrete accedere a degli sconti esclusivi per acquistare i vostri giochi preferiti, ad esempio Wulong o Elden Ring, sono al momento in offerta, un'offerta molto 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 vantaggiosa. Passiamo ora di fatto a Way of the Retribution Awakening, perché ha un titolo brutto, ragazzi, è brutto. Cioè, me l'hanno segnalato come Souls-like, bellissimo, pazzesco, MMO che c'è l'online, vedi la gente, c'è la nebbia, attraverso ci sono i boss, è brutto.
Nel senso, prima che un nemico reagisca ai vostri colpi, ci dovete perdere 20 minuti. Il primo boss che incontrate non è per niente punitivo, anzi, sta lì fermo. Sì, c'è il colpo di scena dove tutto diventa buio e tu dici, oddio, dov'è il nemico? E poi il nemico è lì, è davanti a te, basta che clicchi il pulsante per mirarlo. E anche se non lo vedi, lo vedi e... basta pestarlo, ragazzi. Compulsivamente continuate a premere il tasto dell'attacco e vincete contro qualsiasi cosa. Se così non fosse, quindi se il vostro premere compulsivamente non vi dia la soddisfazione tale per dire ecco al gioco della mia vita, sappiate che potete giocare anche altro. Come un gioco esageratamente semplice, pulito, lineare, che vuole solo rievocare il mondo dei Souls-like, ma non essere lui un Souls-like. E sto parlando di Elden Shell. Un titolo semplice, un one-tap battle, potete mettere anche l'auto-tap che permette al vostro personaggio di attaccare velocissimo e senza che voi dobbiate premere compulsivamente lo schermo e occuparvi solamente di curarlo, ricaricare gli MP e soprattutto utilizzare le abilità. Nel gioco sono compresi oggetti importanti da acquistare come spade più potenti, armature più potenti, incantesimi più potenti, fino a diventare il più potente coso di quel mondo. Però di fatto è uno di quei giochini che vi possono accompagnare, non vi farà arrabbiare, vi divertirete, ci passerete un pochino di tempo così nei ritagli e ne avrete un bel ricordo oltre che una bella esperienza, perché di fatto graficamente è appagante, è un gioco che si gioca col telefono in verticale e il fatto che possiate farlo con una mano sola per me è un plus, anche perché sì, mi piace giocare col telefono, ma quando magari ho il ritaglio di tempo che sono, che ne so, ad aspettare l'autobus o sono su un treno, mi viene probabilmente più comodo concentrarmi con qualcosa che mi permetta di giocare più semplicemente e in maniera un po' più frivola. Ora di fatto sappiate che Elden Shell per me ha vinto tutto, ragazzi. È un gioco rievocativo, è bello da vedere, il fatto dei pixel eccetera lo rende piacevole, ma soprattutto è semplice, è veloce, è immediato. Sì, ci vorrà un casino di tempo magari per prendere la magia più potente in assoluto, ma è divertente da fare, è più leggero degli altri e... ecco, vi evitate di bestemmiare magari se siete su un treno perché non riuscite a battere, che ne so, il primo boss di Wulong ad esempio. A questo punto tocca a voi ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete altri titoli free to play, quindi cerchiamo di rimanere sempre nell'ambito free to play e non buttarci nel ginepraio dei giochini a pagamento per telefono. Quindi se avete altri titoli Souls-like da segnalarmi, fatelo perché li proverò molto piacevolmente e poi ve ne parlerò in un video dedicato. Questi sono i primi che ho trovato, i primi che ho provato e di fatto per me Elden Shell vince su tutti. Però devo dire che comunque anche Ronin ha il suo fascino. Questi due se la stanno giocando e sono gli unici due di tutti i provati che sto portando avanti. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella, è gratis per te ma gratificante per noi, trovi tutto quello che ti serve qua sotto nei link pinnati nel primo commento, puoi supportarci in mille modi e maniere, tra cui anche gli abbonamenti grazie ai quali potrai vedere tutti i video che noi produciamo prima che escano. Ciao, sono stato velocissimo.